Salve a tutti amici e benvenuti ad un nuovo video. In questo video spacchettiamo questo super pacco che mi è appena arrivato dalla Molix. Mamma mia raga, come avete visto nelle storie sono super eccitato, non vedo l'ora di aprirlo perché qua dentro ci sono veramente tantissime caramelle. Bando alle ciance e vediamo cosa c'è all'interno di questo super pacco. E vai! Ok raga, andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Allora, pieno a tappo. Allora, beh, che dire raga, ce n'è per tutti i gusti qui. Innanzitutto partirei con questi. Oh, prefrega. E cosa chiama il prefrega? Beh, senza dubbio, il jig. Quindi qua ho preso i Kento Jig, questi sono da 3 ottavi, giusto? Tutti da 3 ottavi? No, infatti mi ricordavo bene. Quindi questi sono i Kento Jig da 3 ottavi di oncia, colorazioni perfette per tutte le condizioni di acque naturali che mi trovo ad affrontare, come ad esempio la Spanish Crow e il Missouri Crow, che dopodiché l'ho presi anche nelle misure da un quarto, quindi da 7 grammi, un pochino più compatti che molto spesso possono fare la differenza. E sono veramente bellissimi, ragazzi. Questi sono i jig che utilizzo di più e che mi danno sempre grandissime soddisfazioni. Totali. Ok, quindi 4 Kento Jig. Dopodiché ho dovuto fare una scorta incredibile, raga, di Drago Spintail perché li ho finiti tutti. E quindi, eccoli qua. Allora, Drago Spin da 3 ottavi in due colorazioni che adoro, ovvero la Red Crow, che è bellissima, raga, soprattutto per il basso è eccezionale, e l'MX Solo Shad, che è un colore che utilizzo in tutte le salse, veramente. Lo utilizzo in mare, in acqua dolce, è perfetto, super naturale e super imitativa. E questa, raga, è l'esca per antonomasia per catturare tutto. Cioè, Andreone di Fishing Bio la conferma. Si può prendere di tutto con questa esca qua e io l'utilizzo veramente tantissimo. A bass soprattutto. Era molto bistrattata a bass, ma ragazzi, una roba eccezionale. Quando c'è apatia è una caramella perfetta. Dopodiché, se non ricordo male, ricordavo bene. Ah, l'ho preso anche in quest'altra colorazione. Bellissimo. Sempre da 3 ottavi d'oncia. L'Alkeva Crow. E l'ho preso sia quindi Red Crow che Alkeva Crow. Poi, oltre ad averli presi con la paletta colorato, li ho presi anche Drago Spintail Willow, con la palettina Willow, in colori differenti. In questo caso un Gold Medal e questo Fire Tiger molto bello, molto molto bello, che mi piace da morire, raga. Fire Tiger anche a Bolzano mi ha regalato delle soddisfazioni incredibili, quel pescione da 1,9 kg che se non avete visto andatelo a vedere, raga. Vi linko il video qua sotto nella descrizione perché è stato eccezionale, veramente top. Il mio primo bass Drago Spin, una bomba. Ok, andando avanti, queste sono le novità che mi piacciono da morire. Eccolo qua, che è il Soft Lipless Vib 55, raga. Questo è eccezionale. Superfra di Fishing Senpai ci ha fatto un sacco di pesci persici in verticale. Pax invece ha preso un sacco di aspi, cioè sta andando alla grande. Io questo sarà sicuramente una delle esche del prefrega che userò tantissimo a bass e poi anche in altre circostanze. Penso che userò tantissimo a Cavedani quando andremo a provare ad aspi nel caso e in verticale a persici senza ombra di dubbio. Quindi un'esca diciamo versatilissima per diversi predatori. Andando avanti, cosa abbiamo? Ah, qui abbiamo un altro Kento Jig, eccolo qua, sempre da un quarto, colorazione Green Pumpkin, molto bello. Dopodiché ho preso queste, che raga, Bucco ce l'ha con i retini, io invece ce l'ho con le pinze, sono un macello con le pinze. E quindi ho preso una bella pinzetta, che anche da split ring è perfetta, che questa è la mini split ring pliers della Molix, è eccezionale. E io ci litigo sempre con le pinze, io le perdo oppure le arrugginisco tutte in maniera veramente indescrivibile. Poi, andando avanti, ho dovuto fare un altro carico di Rashad, ragazzacci, 3,5 e 3,8, tutte e due gold eye, esatto. Questa è la colorazione che uso di più del Rashad. È una colorazione, raga, eccezionale, ci ho preso di tutto, sia a spigole che a bass, ma non solo, pure a perca o a persici, veramente. Questa colorazione qua è, senza ombra di dubbio, a mio avviso, la migliore, quella che preferisco di più. Ci ho preso veramente di tutto. Poi,
Rashad, anche in colorazione Wakasagi, super naturale, bellissima, guardate che bello i flash che emanano questi flake viola sotto, raga, questa pure è eccezionale come colorazione, da 3.8. Inoltre, vediamo un po', ho preso, ecco, questi sono altri Rashad da 3.5 che volevo provare, io sono malato per l'arancione, e questa colorazione che è l'UV Goldfish, raga, mi sembra essere eccezionale, e poi... è bellissimo, lo sicuro che mi darà delle grandi soddisfazioni anche in pesca. Top. Poi, andando avanti, raga, qua c'è un carico di Rashad che potremmo farci veramente, non lo so, una stagione... No, una stagione, due stagioni intere. Allora, Wakasagi, due, eccolo qua l'altro. Poi, ho preso... Questi sono quelli nuovi, spettacolari. I Rashad 3 Fat, che mi hanno dato una bella soddisfazione di recente, lo vedrete in un prossimo video, raga. Questa colorazione che avevo preso al Burno Shad, sempre molto naturale e è un po' più compatto come la Shad, ma essendo un po' più largo, raga, da anche una sinuosità diversa in acqua. Già il Rashad è molto sinuoso e questo in discesa l'ho visto scendere ancora, diciamo, più piazzato, più stabile. Mi piace molto. Lo devo usare ancora di più, non l'ho usato tantissimo, però vi ho detto, di recente gli ha dato questa soddisfazione che mi ha caricato ancora di più. E in più l'ho preso anche Mixed Pack, come potete vedere, ha tutti i colori differenti dentro. E questa è una scelta molto interessante per provare più colori differenti. In questo caso sono tre, come vedete 2, 2, 2, è assolutamente da provare. Bello, mi piace da morire. Ah, un'altra, ho detto che sto ruota col goldaio, un'altra confezione di goldaio. E ho preso pure... I Rashad, questi sono da due, esatto, molto belli. Questo è l'UV Orange Pumpkin, che c'è stata una gara ad Adria che abbiamo fatto con Bucco, Mattia e Zanna. Quanto tempo era fa? What? Vabbè, sì, era il 2018 se non sbaglio, il 2018, e raga, sto colore qua è stato disastroso, ma gli aspi di piccole dimensioni, però una quantità enorme. E dopodiché l'ho usato tantissimo anche a rock fishing e mi ha dato un sacco di soddisfazioni, quindi questa è una colorazione che vi consiglio vivamente. E in più ho preso anche UV Orange Laminate, ve l'ho detto, sto in fissa con l'arancione, ho un problema con l'arancione ragazzi, decisamente. Poi, andando avanti, Rashad 3.5, Wakasagi, cioè una... Ho solo Rashad, raga, cioè, l'altro ancora, è partita la ruota con i Rashad, ma bucano troppo, cioè quest'esca è eccezionale, è una di quelle esche che porto sempre con me in qualsiasi tipo di pesca faccio, veramente, top, sempre col daio, questi sono i colori che consiglio vivamente da provare. Ora, cambiamo esca e andiamo a vedere che altro c'è, no, non ci credo, un altro jig. Un altro canto jig. Ma quanti ne ho presi, raga? Tra Rashad e jig. ce ne ho appena vita intera. The next day. Allora, cambiamo tipo di esca. Eccoli qua. Infatti mi ricordavo di averli presi. Ho fatto una bella cernita di loro. The Compact Blade Jig. Questa è un'altra esca che mi piace da morire, ragazzi. La Chatterbait. È una roba eccezionale. A Bozzena mi ha regalato delle gran belle soddisfazioni lo scorso anno e questo prefrega sarà da provarci proprio in continuazione. L'ho preso in diverse colorazioni, penso per lo più da 3/8 d'oncia, mi ricordo, e questo è il Louisiana Crow, molto bello, dopodiché ho preso quest'altro differente, il Blue Key Special, molto bello, molto molto bello. L'ho preso anche bianco per provare anche in condizioni sempre d'acqua limpida, comunque ho visto che il bianco funziona anche molto bene nell'acqua abbastanza torbida. Quindi è da provare questo Special White. Questo è il mio colore, diciamo uno dei miei colori preferiti, che come avete visto anche sul jig, lo Spanish Crow, troppo figo. E poi ne ho presi due di Spanish Crow, sì esatto, ne ho presi due. E anche da mezz'oncia, ecco perché. La peculiarità di quest'esca, ragazzi, è che oltre ad essere una chatterbait, quindi ad avere la paletta davanti, ha anche l'antialga sopra, raga. Quindi questo è un'esca perfetta per passare all'interno dei herbai, ma anche con gli ostacoli, è più complicata da perdere. Che nessuno davanti a lui vada a toccare un muro. Pandorne a muro! Bisogna metterci di impegno, raga. Mi carica molto nel lanciarlo in diversi posti, anche in quelli un po' più impervi. Quindi, top. Ora, andiamo. Ah, questi sono la salvata. Questi sono la salvata, ragazzi. Gli strap per legare le canne. Questi sono una salvata che puntualmente perdo.
Questi sono eccezionali, gli Elastic Road Wraps. Sono una bomba, finalmente ce l'ho. Ce ne avevo due e due li ho persi. Questi sono un casino con questa roba, raga, però eccezionali. Questi vi consiglio veramente di prenderli, raga, perché uso tantissimo il calzettone per inserire le canne all'interno, per proteggerle, e poi per legarle, perché sennò si muovono tutte quante. Queste sono la chiave. Dopodiché, cosa abbiamo? Ah! Jubar Smart, colore Lugano Shad, bellissimo ragazzi, super naturale. Quest'estate qua mi ha regalato un sacco di soddisfazioni, sia in acqua dolce, a Persici in Svezia, a Bass, ma le spigole a Orbetello, mamma mia, spettacolare. Colorazione l'avevo MX Solo Shad, mentre questo è molto naturale e anche trasparente, e non vedo l'ora di provarlo. Suspending da paura, eccezionale. Poi ho preso fili 5 libbre, molto leggero per il bass, eccezionale, ci andrò subito ad imbobinare uno dei miei diver da spinning. Ho preso la 6 libbre, che è un'altra, diciamo, questa è la misura che utilizzo più spesso, la 6, leggermente più grande, però spesso ho visto che, ma soprattutto a Bolzena, quando diventano maliziosi vedono addirittura queste differenze, è una roba vera. L'abbiamo anche constatato pescando a jig con Tiziano e Bucco, che spesso magari pescando con 14 o un 18 libbre, impressionante, sul 18 non mangiano, con lo stesso jig e col 14 sì. La pescata di Bolzena dello scorso anno, raga, ha dovuto cambiare il mulinello levando quello col 18 e mettendo col 14, oh, è stato impressionante, al secondo lancio pesce, una roba folle. E poi l'8 libbre, per pescare un po' più pesantino, soprattutto a jerk e a crankbait, l'8 mi ci trovo benissimo. Ora ho preso una smazzettata poi di, ragazzi, di Hypersnap in tutte le dimensioni. Questa è una roba che finisco subito, cioè servono come il pane. Eccoli qua, tutti gli Hypersnap in dimensioni differenti. L'ho preso soprattutto in dimensione 3, 2, 1,5, 1 e poi vediamo un po'. Eh sì, da là, quindi 1, 1,5, 2 e 3. Per pescare sia sulle mangianze belli pesanti o comunque per le approcci un po' più gravosi, fino ad arrivare a quelli da 1, che uso soprattutto molto edging. E poi, raga, per ultimo ho lasciato il pezzo forte, ovvero la novità che volevo da morire, che è la Glidebait 130, raga, spettacolare. In due colori che mi piacciono molto, che sono la Live Carp, che è super naturale, guardate che spettacolo, ragazzi, troppo troppo bella. E in più, riconfermo la mia malattia per l'arancione, ho dovuto prendere lei, l'Orange Flash, troppo bella, raga, troppo troppo bella, spettacolare, in versione floating e slow sinking. Quindi, oh mamma mia, ho preso 1 e 1, slow sinking e floating, per provarne i vari approcci, e queste sicuramente nelle prossime pescate ci pescherò tantissimo, tantissimo. E in più mi serviva, per chiudere in bellezza, una roba che già ho, ovvero la Elite Waterproof, perché è comodissima e dentro possiamo crearla. Oh mamma mia, ah, si è saldata. E dentro, raga, c'ha tre scomparti differenti che possiamo creare e dividere in scomparti diversi. Ed è una figata comodissima, soprattutto questa scatola è waterproof. Guardate, dentro c'ha come se fosse un Tupperware, vedete ragazzi? Quindi non entra l'acqua. Inoltre resiste benissimo al sole, quindi anche se ci mettiamo le soft base all'interno resiste veramente veramente bene. Non entrano zozzerie perché, vista la chiusura ermetica, è perfetta, e soprattutto è anche antiurto. Bene raga, che dire, questo pacco mi ha caricato da morire, non vedo l'ora di utilizzare questa roba in pesca. Se già prima ero fomentato, adesso, mamma mia, non sto più nella pelle, e speriamo di andare a pesca al più presto e provare questa roba, e perché no, magari prenderci un bel pesce soprattutto. Io spero davvero che il video vi sia piaciuto e che vi siate divertiti in mia compagnia in questo unboxing, e soprattutto voglio sapere da voi qual è la robetta, le caramelline che più vi hanno colpito. Fatemelo sapere qui nei commenti, e che dire, noi ci vediamo al prossimo video, ragazzacci. Grazie mille per la visione. Ah, quasi dimenticavo, lascia un bel like, un commento qui sotto, e se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, è il regalo più grande che tu possa farmi. Grazie mille di tutto e ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!